Ciao a tutti, benvenuti a Spa. Sono Giorgio Rodda, pilota del team KSR Racing e ci troviamo qui per la 24 ore, che è la gara più importante del GT World Challenge Endurance, siccome è la terza gara del campionato, esattamente a metà campionato è la gara più lunga dell'anno. E oggi vi porterò dietro le quinte per vedere la preparazione di questa gara e vi farò vedere tutti i punti salienti della mia preparazione a questa gara così importante. Adesso ragazzi, troviamo i box, qua dietro vedete la macchina dove i ragazzi stanno preparando gli ultimi setup per la gara. E più avanti qua invece troviamo l'area degli ingegneri dove ci vediamo con la telemetria live, dati e video. Spostandoci più in là possiamo trovare tutto il comparto radio dove preparano tutta la parte radio, che ogni meccanico deve avere la sua propria radio perché deve essere connesso con l'ingegnere, sapere se la macchina entra in pista, arriva in box o per qualsiasi necessità. Questo è il reparto gomme dove i ragazzi preparano le gomme, lì abbiamo lo scaldone che è un posto tanto semplice quanto importante perché riusciamo a mantenere quelle temperature delle gomme pronte per quando entriamo in pista, così al primo giro siamo pronti subito all'attacco. Ovviamente durante una 24 ore ci saranno tantissime gomme da cambiare, quindi è un turnover di gomme. Adesso venite con me che vi porto a vedere il motorhome dove ci cambiamo e abbiamo il fisioterapista. Allora eccoci qui nel motorhome dove ci cambiamo, tutto il nostro spazio per noi piloti, e qua abbiamo la tuta, il casco, guanti, scarpe e poi dentro qua tutto il materiale ignifugo che teniamo sotto la tuta, ovviamente, che è obbligatorio. Una cosa simpatica che abbiamo e comoda per la 24 ore è il drink system attaccato alla radio, che è comodissimo. Siccome dovremo fare sempre doppi stint, quindi stint da 2 ore, il drink system ci aiuta molto. Poi tra uno stint e l'altro, siccome si suda molto in 2 ore, abbiamo questo scaldone per il casco e la peculiarità di questo specifico che è all'ozono e quindi non secca il casco ma te lo asciuga, quindi è molto comodo. Adesso vi mostro l'area del fisioterapista, molto importante per questo tipo di gare. Come potete vedere qua abbiamo il lettino per qualsiasi necessità, qua abbiamo tutte le sorte di creme e cremine che possono servirci, borracce che il fisio ci fa sempre trovare coi sali pronte ogni volta che scendiamo dalla macchina, e poi anche potete vedere delle palline da tennis e palline da golf che sembra dire cosa ci fanno qua, in realtà servono perché attivazione di notte, magari uno allo stint alle 3, 3 e mezza di notte, usi queste sorte di rimedi facili e veloci per un'attivazione istantanea del sistema nervoso. E adesso vi porto a vedere il nostro hospitality che chiamiamo K-Space. Di qua poi si può vedere uno scorcio della pista, soprattutto la parte più importante e più difficile che è l'Eau Rouge, curva famosissima qui a Spa-Francorchamps, che poi vi mostrerò da vicino, proprio da sotto, così potete ben capire un po' la difficoltà di questa curva. Eccoci qua, come promesso, siamo ai piedi dell'Eau Rouge, che è la curva più iconica del circuito, ma è una delle curve più iconiche di tutto il motorsport, perché come potete già anche vedere, intravedere, adesso ci sono i Lamborghini, un monomarca, che stanno girando e si vede che sono molto veloci. Questa curva è tecnica, veloce, qui è per nulla affatto facile, si arriva di quinta e si cava semplicemente un po' il pedale acceleratore senza freno per poi andare giù tutto appena la macchina va in compressione. È molto difficile andare forte, è molto facile fare errori per i track limit e spesso purtroppo capitano incidenti in questa curva dove bisogna assolutamente evitare. Ovviamente qua abbiamo 24 giri a stint, gli stint sono da un'ora, di norma facciamo stint da 2 ore, quindi doppio stint, sono 48 volte che devi passare per questa curva ogni volta che sali in macchina. Diciamo che da una parte fa paura, dall'altra ti crea quell'adrenalina, perché comunque quando arrivi qua in compressione e poi metti giù tutto è bello, per un pilota poi quando la fai bene e forte dà una bellissima sensazione. Qui dietro di me potete vedere il K-Space, che è il nostro hospitality, e adesso vi porto dentro a vedere come sono gli interni e ve lo esploriamo un po'. Eccoci qua all'interno del nostro hospitality, come potete vedere abbiamo tutta la parte del bar con ragazze che ci servono da mangiare, adesso è l'ora di pranzo quindi è tutto pronto, con i tavoli e quant'altro. All'interno qua invece abbiamo il nostro ufficio dove facciamo i briefing per la preparazione della 24 ore, studiamo le strategie insieme agli ingegneri e qui abbiamo tutto il necessario per i momenti di riposo tra uno stint e l'altro.
Adesso ragazzi vi devo salutare che ho il briefing con ingegneri e miei compagni di squadra per fare un meeting pre-gara e discutere la strategia che avremo per le 24 ore. Ci vediamo dopo. Adesso ho indossato il mio outfit da training per l'attivazione pre-stint, dove faccio uso questi luci per fare l'attivazione cognitiva, poi un po' di stretching e salti per attivare un po' tutto il movimento circolatorio del tuo corpo e arrivo bello caldo in macchina. Ragazzi, manca pochissimo la gara e io sono pronto e venite con me ai box. Questa alle mie spalle, come potete vedere, è la nostra Ferrari 488 GT3, che come si vede esteticamente è molto simile alla 488 GTB alla quale prende spunto stradale, ma in realtà ci sono due o tre cose, o quasi tutto praticamente, che non c'entra niente con la macchina stradale, a partire dal dietro, dal diffusore posteriore, l'appendice aerodinamica come l'alettone molto pronunciato che non esiste su quella stradale, motore completamente rivisto, intento di scarico uguale, sospensioni completamente diverse da quelle stradali. Andando avanti con la macchina si possono vedere tutte le appendici aerodinamiche per i flussi aerodinamici, per il raffreddamento dei freni. Come potete vedere anche sul frontale le appendici aerodinamiche sono molto pronunciate per creare portanza, per far sì che la macchina nelle curve veloci stia a terra e ci dia confidenza per portare molta velocità in curva, come in Eau Rouge che avevamo visto, che sono curve di quinta o sesta velocità marcia dove devi portare veramente tanta velocità in curva. Adesso vi porto all'interno della nostra vettura per farvi vedere che anche qua l'eleganza e le rifiniture di una Ferrari stradale sono completamente perse all'insegna di una sportività e di tutto il necessario che ci serve in pista. A partire dal sedile in carbonio completamente, molto avvolgente, poi ognuno crea il suo inserto per stare perfettamente avvolto. Anche il volante e tutto il dashboard potete vedere è pieno di tasti, cose che su una macchina stradale non si trovano ovviamente. Per esempio traction control di qua, traction control, ABS e quant'altro, qualsiasi cosa noi possiamo avere bisogno, abbiamo tutto sotto controllo per tutte le 24 ore della gara. Abbiamo anche per esempio il tasto radio per poter avere sempre comunicazione ai box per qualsiasi problema o comunicazione riguardo la gara. Qua un grande schermo che è una retrocamera, perché avendo il motore in modello centrale, appena dietro il sedile noi non possiamo vedere dietro, perché infatti come potete vedere non abbiamo lo specchietto retrovisore, quindi a parte i laterali usiamo e ci avvaliamo di questa retrocamera che è fondamentale nelle gare di 24 ore. E questo quindi sarà il nostro ufficio per la 24 ore, quindi definiamolo comodo anche se non come una 488 stradale. Ragazzi, spero vi siate divertiti a seguirci la nostra 24 ore di Spa e alla prossima!